Ehi hey, amici di YouTube! Benvenuti a una nuova Top 5. Questa volta siamo nella Top 5 dei 5 migliori momenti nella sesta generazione. Ovviamente andatevi poi a rivedere tutte le altre Top 5 delle varie generazioni. Oggi passiamo con una di quelle per me più dimenticate, perché non mi ricordo nemmeno il nome di una città, devo essere sincero. Ma alcune cose fighe me le ricordo, perché mi sono rivisto alcuni video e ci ho giocato un pochettino. Andiamo a vedere la fanculo roba di Vale, sì! Numero 5, l'utilizzo dei pattini. I pattini sono stati una cosa, diciamo, rivoluzionaria. Sebbene siano un po' come delle scarpe da corsa leggermente più veloci, o come una bicicletta, perché tecnicamente poi si è perso l'uso della bicicletta una volta imparato a usare i pattini, secondo me invece sono una cosa che ha abbastanza rivoluzionato il modo di spostarsi nei giochi. Ovviamente ci saranno poi anche i taxi, la bicicletta, volo e tutte robe varie, ma utilizzare lo stesso i pattini, che poi si possono andare sui vari punti particolari della zona e robe varie, diciamo che comunque mi è piaciuto molto ed è stata una delle cose migliori che abbia visto in quel gioco, in quei due titoli. Numero 4. Introduzione alle mega evoluzioni. C'è da dire che la prima volta che abbiamo letto delle speculazioni sulle mega evoluzioni, no, vabbè, non erano speculazioni, erano proprio notizie ufficiali, abbiamo comunque pensato, chissà se proprio sarà figo quando ce l'avremo, no? E poi la prima volta che ci viene consegnato il mega bracciale e potremmo utilizzare la mega evoluzione per la prima volta, avremo tipo un'erezione che, cercate di capire, a me è successo e a voi, anche se siete femmine, non mentite. Numero 3, incontro con Az. Non è il dentifricio, ovviamente, AZ, ma è questo strano personaggio, questo re di Kalos che attivò l'arma di distruzione di massa, io la chiamo così perché è più figo. È arma suprema, però, vabbè, arma suprema tecnicamente sono anche meglio di distruzione di massa. E comunque trovarsi questo gigante che ogni tanto ti parla e poi ti sfida è abbastanza strano, perché cos'era? 3 metri d'altezza? O forse un po' di più? A parte che comunque era scarsissimo, puttana vacca, che proprio di merda. Ma comunque anche la sua storia è stata molto emozionante, quella con Floette. Insomma, incontrare questo gigante è stato veramente bello, c'era una bellissima storia dietro, ci sono alcuni reference in Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, quindi non vedo l'ora magari di scoprirne qualcosa di più riguardo a lui. Numero 2, l'arma suprema. Magari sono un po' sadico. So che sono morte centinaia di persone, Pokémon, quel che era. Ma cazzo, la storia dell'arma suprema non è veramente una figata. Quest'arma che distrugge tutto. Vabbè, a parte poi l'animazione orribile delle case che prima sono dritte e poi col cambio di scena sono inclinate e basta. C'è comunque da dire che a me questa storia è piaciuta veramente tanto. Mi è piaciuto tutto il modo dell'esplosione. La bastardaggine comunque di farla attivare lo stesso anche se comunque avevamo vinto noi. Diciamo che sì, è bella. Ogni tanto un po' di distruzione ci vuole, scusatemi. Numero 1, Bellocchio. Oddio, Bellocchio è dappertutto. Ha cominciato a entrare nel mio cuore come uno dei personaggi migliori della serie. Per il semplice fatto che lo incontreremo nelle vecchie generazioni, in queste nuove, in altra ancora. E con il suo incontro praticamente mi manda un pochettino a puttane tutta la linea temporale dei giochi, perché non so quanti anni ha da una parte e quanti ne avrà dall'altra. Insomma, quante volte lo dovremo incontrare? Quante volte ci affiderà delle missioni? Perché ha perso la memoria in nome di Ruby Alpha Sapphire? Dicono che c'entri Upa, ma teniamo d'occhio. E insomma, è veramente divertente come personaggio. È piacevole da vedere. È piacevole fare le sue missioni. No, quello non troppo, quello delle carte mi è stato sul cazzo comunque. Ma comunque spero nei prossimi titoli di ritrovarlo ancora a cazzeggiare e che magari non perda la memoria stavolta. Quindi ragazzi, questa era la mia top 5 dei 5 migliori momenti nella sesta generazione. Ne avete di migliori di momenti? Metteteli ovviamente qui sotto insieme sempre a consigli sul nuovo top 5 che vorreste vedere. Non vi preoccupate se non vi rispondo ai commenti che mi scrivete. Alcuni di voi, non so perché, non hanno l'opzione rispondi sotto. E quando però trovo delle grandi idee, tendo sempre a rispondere, quindi voi continuate a consigliare. Se non vi rispondo non vuol dire che non vi ho letto, vuol dire semplicemente che non avete rispondi. Quindi, vi lascio tutti i link nella descrizione, tutti quelli che vi serviranno nella vostra vita per sapere sulla della mia vita. C'è anche una pagina comica che ho creato e divertenta. No, non è divertenta. Più o meno. Quindi noi ci vediamo alla prossima Top 5, un saluto a Teo.